Buonasera, per Positano News, sulla terrazza della Buca di Bacco abbiamo ospite il sindaco Michele De Lucia alla fine di una serata splendida, brillante, organizzata dall'amministrazione comunale per il premio danza Positano Premia la Danza, un premio internazionale che ha visto la partecipazione di grandi ballerini da Eleonora Bagnato e altri ragazzi che stanno facendo un percorso professionale. Chiediamo al sindaco un messaggio anche quali sono i progetti, come si sposa questo territorio positano con la musica, con la danza, con l'arte. Ma noi abbiamo fatto di questo un punto di forza, l'abbiamo detto dall'inizio, che avremmo investito tantissimo nella socialità e nella cultura, per cui teniamo fede a quello che abbiamo detto e portiamo avanti il nostro percorso, che è di far conoscere la nostra Positano dalle frazioni di Montepertuso e Nocelle alla nostra spiaggia, con manifestazioni di grossissimo spessore. Chiaramente il premio danza è la nostra manifestazione più importante, ha visto coinvolto la Camera dei Deputati con il patrocinio, ha visto coinvolto l'ambasciata russa, abbiamo avuto l'ambasciatore qui a Positano, abbiamo avuto il patrocinio dal governo russo, abbiamo avuto un contributo e patrocinio dal Ministero della Cultura, per cui siamo contentissimi di questa 41esima edizione del Premio Danza, ma logicamente stiamo già lavorando ad una 42esima edizione che sarà ancora più bella della 41esima, logicamente. Quindi una manifestazione di non solo di interesse, di approvazione di quella che è una politica rivolta al territorio, alla conoscenza di Positano, che è la perla della costiera, un messaggio a livello internazionale, un impegno in prima fila del sindaco, e credo che sia anche un bel messaggio per i giovani. Una vicinanza tra personaggi, artisti illustri, ballerini di grande livello, personaggi che da Bolshoi, una vicinanza tra l'Italia e la Russia che sta diventando veramente un